Vuoi fare volontariato ma non sai come? Vorresti conoscere nuove persone da tutto il mondo? Ti piace viaggiare ma non vuoi spendere un sacco di soldi? Io sono Tia e in questo video spiegherò come faccio, come ho fatto a passare 2 settimane in Costa Rica quasi completamente gratis. Secondo giorno, sta andando tutto bene, stiamo aiutando a tagliare con i macete gli alberi, le palme, con le motoseghe, molto divertente, poi spostiamo tutto e lo portiamo nel compost più in là. Niente, ho conosciuto le persone con cui sono in casa, mi trovo bene, sono inglesi, una ragazza canadese e ieri abbiamo fatto il bagno nell'oceano per la prima volta, è stato bello, spaventoso ma l'acqua è caldissima. Qua è dove nascono le tartarughe, vengono qua a depositare le uova. E poi i piccoli corrono nell'oceano. Però non è stagione di tartarughe perché la stagione della schiusura delle uova è da agosto a dicembre. Adesso è luglio, i primi di luglio. Oggi il compito è raccogliere cose e portarle là in fondo. How is going? Ma partiamo dal principio. Spero mi si senta. Ok. Invece no, non si sentiva proprio una cippa di minchia. Vabbè, stavo dicendo che in un pomeriggio di febbraio stavo scrollando Instagram come mio solito e mi è capitato un reel che parlava di modi per viaggiare gratis. Più precisamente parlava di Worldpackers e Workaway, due piattaforme che ti consentono di contattare host in tutto il mondo, chiunque tu sia, per prendere parte ad esperienze di volontariato. Giuro che nessuno mi sta pagando per fare questa leccata di culo. Le attività di volontariato che puoi scegliere variano dalla costruzione all'accoglienza in strutture, pulizia, receptionist, quello che vuoi, all'insegnamento dell'inglese, alla salvaguardia degli animali e dell'ambiente, fino all'insegnamento di sport come il surf, il calcio, quello che vuoi, quello che sai fare. E il bello è che in questo modo vitto e alloggio sono completamente gratis, o quasi. Qualche struttura ti richiede una tassa giornaliera bassissima per garantirti dei servizi migliori e secondo me mega onesta come cosa. Quindi, dopo essermi registrato e aver cercato per mesi che tipo di attività fare e che paese andare, eccomi qua in Costa Rica a salvare le tartarughe marine. Pa-da! Fantastico. Tutto fantastico, ma adesso spieghiamo meglio come funziona, cosa sto facendo, che attività devo fare e come si strutturano le mie giornate. Siamo in questa finca che è una fattoria, io e altri 8 volontari, ragazze e ragazzi. In più ci sono una coppia che è la proprietaria di casa, cioè che ha costruito questa fattoria. L'obiettivo della nostra farm è promuovere il turismo ecosostenibile nella nostra zona. Per farlo si occupa di 4 attività principali. La prima è il regenerative farming, che consiste nel produrre tutto ciò che consumiamo. Abbiamo un orto e un pollaio di cui ci occupiamo quotidianamente tutti i giorni. Le uova arrivano da qua. Ma a differenza di una classica fattoria occidentale, per difendere le piante dagli insetti e dai parassiti, non vengono utilizzati fertilizzanti, additivi chimici, ma solamente prodotti naturali creati dal nostro host, che casualmente è un biochimico, non ho capito bene. Fatto sta che sappia produrre questi fertilizzanti naturali che inquinano zero l'ambiente, quindi top. Il concime viene prodotto con microrganismi della giungla miscelati con carbone, trucciolato di legno e terriccio. Tutto mischiato insieme e poi viene utilizzato da mettere nell'orto e questo è mega fertile. Lì dentro c'è i microrganismi che vengono presi dalla giungla. Mentre il fertilizzante che spruzziamo tutti i giorni viene prodotto con aglio e una miscela di frutta avariata, marcia, poltigliosa. E lo spruzziamo con quell'aggeggio lì, che lo pompi, fai la pompetta e spruzzi su tutte le piante. Inoltre dal frutto della luffa, che è questo qua, ricaviamo una sorta di spugna, che è la parte interna del frutto, con cui laviamo i piatti, laviamo le pentole e facciamo qualsiasi cosa. In questo modo zero spreco di plastica. Dalle noci di cocco tagliate a metà ricaviamo dei contenitori per i saponi, per il cibo, bowl per cucinarci. Raccogliamo l'acqua piovana con dei serbatoi intorno a tutta la fattoria con cui ci laviamo e cuciniamo. Inoltre in laboratorio produciamo dei saponi e detersivi a impatto zero, naturali. Questi sono i saponi. Utilizzano 600 g di olio di oliva, 300 g di olio di cocco e questo che è tipo sodio o qualcosa. E sapori, quindi questi sono all'arancia. Mm-hmm.
Dopodiché abbiamo l'attività di monitoraggio della biodiversità in collaborazione con l'Ente di Protezione Ambientale del Costa Rica. Questa attività consiste in spedizioni nella giungla per catalogare le specie di uccelli, rane, ragni e serpenti che troviamo, col fine di monitorare le specie a rischio di estinzione. La terza attività è quella di costruzione, infatti tutte le strutture in cui viviamo sono state costruite dai volontari che nel tempo hanno partecipato a questa iniziativa e quindi possiamo costruire dalla serra nell'orto, alla tettoia per le docce, ai vialetti in pietra e così via. L'ultima attività, che è quella per cui ho deciso di venire in Costa Rica, è quella della salvaguardia delle tartarughe marine. Noi ci troviamo nella zona della Osa Peninsula, al sud del Costa Rica, una delle zone in cui le tartarughe del Pacifico vengono a depositare i loro nidi di uova, anche grazie alla vicinanza del Corcovado National Park, una zona chiusa al turismo di massa. Il nostro compito è quello di fare spedizioni di notte e all'alba su questa spiaggia lunga 7 km per andare a individuare possibili zone di nidi di tartarughe. Una volta individuato il nido, abbiamo il compito di scavare nel perimetro di sabbia che abbiamo trovato e andare a tirare sulle uova in modo delicato con i guanti, contarle e riposizionare il nido in una zona protetta. Adesso dobbiamo portare le uova nel hatchery e seppellirle in uno di questi punti. What you do is you like spread it so it's like even. Okay. Lay. Yes. Yeah. And make sure to get like inside. Questo perché altrimenti verrebbero rubate dai contrabbandieri locali che vendono le uova al mercato nero per ricavarci cibo o animali da esposizione che vengono venduti illegalmente. Inoltre in questo modo i cani randagi non possono scavare e mangiarsi il nido delle uova. E una volta nate nel nostro recinto verranno rilasciate nell'oceano in modo sicuro, perché sulla spiaggia ci sono granchi, ci sono gabbiani e aquile che mangiano tutte le tartarughe. Purtroppo si stima che solamente una tartaruga su 1000 uova riesca a sopravvivere raggiungere l'età adulta, mentre tutte le altre moriranno e spesso muoiono subito sulla spiaggia. Quindi è una vita dura quella della tartarughina marina, ma fortunatamente ci sono progetti come questo che si occupano di aiutare questa specie in via d'estinzione, questa specie a rischio. Buongiorno, cosa succede la mattina? In realtà i nostri compiti sono molto semplici. Dopo la colazione, che di solito è intorno alle 7-8 del mattino, ci dividiamo in turni e puliamo i bagni, puliamo i piatti, disinfettiamo le superfici, mettiamo ad asciugare le cose, laviamo i vestiti se dobbiamo lavare i vestiti, e quindi ognuno ha un suo compito. Spaziamo per terra, qualsiasi cosa, ognuno ha un suo compito. Finiti questi compiti, di solito c'è una mezz'oretta per riposarsi o comunque per vestirsi, prepararsi per la giornata, e dopodiché a un orario stabilito si va tutti insieme a fare l'attività della giornata, che può essere molto varia. Io sono qua da una settimana e ho fatto tante cose diverse, da pulire la spiaggia, a aiutare a tagliare gli alberi, a spostare le erbacce, togliere i granchi dalle siepi, un sacco di cose diverse. Abbiamo fatto giardinaggio, abbiamo piantato piante, e nei momenti liberi io vengo sempre su questa spiaggia a guardare il mare, perché sembra di stare in un altro mondo. Cos'è questo posto? Qua c'è la gente che fa campeggio. È un paradiso, non posso dire niente, è un paradiso questo posto. Sono molto chill le giornate qua, si fa quello che si vuole. Anche quando lavoriamo non è troppo il lavoro, è soltanto la mattina, quindi mega chill, mega tranquillo. Veramente una bella esperienza. Oggi è sabato, quindi è uno dei due giorni liberi. We are going to the waterfalls. Quindi andiamo alle cascate, ci porta Paul, che è il ragazzo che è qua da più tempo. E quindi oggi giornata di escursione nella giungla. Sta pieno di serpenti.
ultima cosa, i nostri host Rob e Rebecca organizzano anche delle lezioni di yoga gratuite, di spagnolo e di cucina, a cui noi possiamo partecipare liberamente nel nostro tempo libero che abbiamo durante il weekend o comunque durante le ore morte della giornata. La gang Manolo, Vaniglia, Lorenzo. Grazie Lorenzo.